you È sempre un piacere vederti, Roberta, un enorme piacere. Buonasera. Buonasera a tutti, l'Italia che produce, storie di artigiani, eccoci qui a raccontare che cosa, non lo so, in realtà, perché sono quelli del governo che ci dovrebbero spiegare cosa stanno combinando. Ma andiamo con ordine: presenta gli ospiti. Sì. Pierpaolo Soffientini è il presidente di Confartigianato Crema. Buonasera e ben arrivato. Buonasera, Buonasera. come sta? Bene, grazie. Mi dica che lavoro fa lei, oltre che fare il presidente di Confartigianato? Mi occupo di un'azienda di impianti elettrotecnici, condizionamento, tv circuito chiuso e anti-intrusione. Anti tira il settore, sì. Eh, quello dell'anti-intrusione, quello del condizionamento un po' meno, il fotovoltaico lascio un po' a desiderare. Quanti dipendenti abbiamo? 12. No? Eh, come, come si tira avanti? Beh, le dirò che negli ultimi dieci anni hanno, hanno incontrato le difficoltà di tutte le imprese. Il fatto di non poter delocalizzare gli impianti, perché diventa molto problematico andare a fare il nostro tipo di lavoro in altre parti del mondo, abbiamo, siamo sopravvissuti a una situazione. Mi dica una roba, eh, si sta fidando di questo governo? Le piacciono i primi provvedimenti annunciati? Beh. Eh, le esprimo la mia posizione rispetto a un contesto più ampio, vale a dire non è la posizione di Confartigenato, la mia posizione. Io ho visto in questo periodo molti, molti annunci, molti annunci roboanti, ho verificato talune situazioni che evidentemente non soddisfano quello che è una piccola azienda come la mia, cioè il, il concetto di eh, burocrazia non è ancora stato affrontato, la FLACTAR riguarda solamente piccolissime aziende fino a 65 mila euro che sono le micro e piccole aziende, per cui e poi francamente non condivido molto alcuni progetti tipo quello della... Eh, reddito di cittadinanza tutti sta roba qua e eh. eh, lo capisco eh. Eh, mi, mi chiedevo un'opinione un questa è eh, la, la quota 100 è tutta da verificare non sono poi tanto convinto che alla fine mandando un pensionato in, in pensione si recuperano dai posti di lavoro anche perché il mercato oggi sta credendo, chiedendo professionalità al di sopra dei 50 anni almeno questi sono i dati che si circolano non do un giudizio lapidario però qualche perplessità ce l'ho ecco eh, saluto l'avvocato Claudio Venghi buonasera, buonasera a tutti legale di confartigianato Lombardia buonasera. allora che mi racconta lei? Ma che questi imprenditori attendono, attendono, attendono. Hanno ragione, attendono, sono molto attenti anche alle, alle scelte politiche, alle scelte di politica economica. In particolare, il dibattito serio che gli imprenditori auspicano è sul lavoro, quindi sugli incentivi, sui bonus assunzioni, sulla formazione lavoro, sul sistema duale, sulla riforma della scuola dal punto di vista dell'aggancio al lavoro, sulla riduzione delle tasse. Cioè le imprese sono quelle che fanno lavoro, sono quelle che creano economia, sono sì, quelle che aumentano. Si potrebbe quindi dire che sono è... appena arrivati questi incentivi. Sì, sì, no, ma infatti, mezzo infatti è l'estate. Però l'imprenditore è immediati. pronto a collaborare. L'artigiano non, non aspetta, no? L'artigiano ha bisogno subito, ha bisogno che questi incentivi e queste politiche la politica economica a favore delle imprese siano declinate immediatamente, per cui è molto attento e incomincia ad avere qualche preoccupazione rispetto, appunto, lo dicevamo prima, per esempio, tante risorse sul reddito di cittadinanza, ma non perché in sé il reddito di cittadinanza sia sbagliato, ma perché manca la riforma dei centri per l'impiego, che è il tema determinante e che è l'aggancio con il mondo del lavoro che potrebbe permettere nuove assunzioni e nuovo sviluppo economico. Quindi gli imprenditori sono molto attenti, da un lato incominciano ad essere preoccupati, però ci sono e vogliono collaborare proprio su questi temi. Eccoci qua, allora andiamo a conoscere gli ospiti politici, parto dal senatore Eugenio Comincini del Partito Democratico, buonasera, 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 va bene? Beh, bene, forse è una parola grossa da usare in questi giorni, in questo periodo, c'è molta preoccupazione. Vedo che è seduto in modo strano sulla nostra poltrona. Deve ancora prendere le misure. Giù in Senato ha preso le misure. Che fate? No, sono seduto magari in maniera stessa perché po 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 poche settimane fa ho sono stato tamponato e quindi Mamma avevo mia. il collarino. E Vabbè, era forse un per questa carino ragione. Vabbè, Forse per questa ragione. una domanda, <ride> quindi è stato tamponato chi aveva torto, chi aveva ragione. Eh, avevo ragione io, ma questo come dire esula Forse per questa ragione. ragione. Esattamente, no, in Senato è abbastanza scomoda in tutti i sensi la postazione <ride> sia dal punto di vista sia dal punto di vista delle responsabilità da assumere. Va bene, saluto Andrea Monti della Lega, buonasera Andrea, ben buonasera a tutti. consigliere regionale, tra l'altro l'unico che stasera qui difenderà il governo, se c'è da difendere, perché insomma hai sentito... Il poi, governo poi... regionale? No, il <ride> governo, <ride> eh, voglio dire, è... in quel caso siamo in due <ride> è... sto, parlando, no, certo. sto parlando di Roma. Sto parlando di attese, quelle degli artigiani mm. che, che so, continuano ad essere attese, sto parlando di altro, lo sai benissimo. No, ma è chiaro, la sfida che eh, ha accettato la Lega è naturalmente difficile, soprattutto per la composizione della compagine governativa che, eh, come abbiamo spiegato più volte chiaramente, non è frutto delle coalizioni con cui ci siamo presentati il 4 marzo le elezioni. In maniera responsabile abbiamo dato vita a un governo che vuole essere il governo del cambiamento, non sono poi passati molti mesi, sono d'accordo anch'io nel dire che chiaramente non ci si può limitare a una politica degli annunci, ma oggi con i primi... Eh, i primi documenti eh, diciamo economici, quindi la, la, il DEF ma soprattutto poi la legge di stabilità si cominciano a concretizzare alcune delle promesse elettorali. Poi, poi ne parliamo perché ho visto l'espressione eh, del presidente di Crema, sono un po' perplessa, poi, poi discuterete. Saluto Alan Rizzi di Forza Italia, buonasera. sottosegretario della regione Lombardia. Roberto, buonasera. buonasera a tutti. Sottosegretario a cosa? Perché non me lo ricordo mai. Rapporti con le delegazioni estere. Che vuol dire? Beh, Milano, da, anzi la Lombardia, no, da, qualche settimana, i nostri artigiani. da qualche settimana, da qualche mese ha la leadership mondiale della presenza sul territorio del Corpo Consolare. Ha battuto anche New York, quindi... Ha fatto bene Fontana ad individuare una delega come questa perché mantenere i rapporti con tutti i consolati e con tutto il, il corpo consolare è, è, è impegnativo, quindi ha fatto molto bene. Ecco. Ecco, invece sto governo... Ma io sono d'accordo quando si parla delle risorse che questo governo ha voluto destinare al reddito di cittadinanza. 10 miliardi si potevano benissimo destinarli ad, ad altre cose. Facciamo un esempio. Esempio, alla necessità di andare a recuperare tutte le infrastrutture del nostro territorio che è abbastanza obsoleto, quello avrebbe prodotto sicuramente tanti posti di lavoro. E poi quello che non dice oggi il Movimento 5 Stelle, perché ricordiamolo è un impegno del Movimento 5 Stelle, è quali obiettivi si eh, prefigge di, di, di ottenere nell'arco di questi tre anni, cioè quanti soggetti. Dopo tre anni di reddito di cittadinanza saranno reinseriti nel mondo del lavoro. Questo non l'hanno ancora detto. Allora Monti, parlavi di cose concrete, le sentiamo? No, sul reddito di cittadinanza. No, no, che no, è la no misura... sul reddito di cittadinanza so benissimo che anche a te non piace e ve la dovete mandare giù, ingoiare questa pillola amara. No, per quanto riguarda gli artigiani, il, il si... dare invece che il togliere. Certo. Da... Con si tace. faceva cenno al uh, primo. Il primo diciamo, inserimento e accenno di flat tax che poi è l'ampliamento del regime dei minimi che va naturalmente incontro alle esigenze dei più piccoli. Eh, però è evidente che il mondo delle partite IVA che è stato dimenticato, colpevolmente dimenticato, soprattutto le partite IVA individuali che... Eh, sono in qualche maniera esplose negli ultimi anni perché era anche una sorta di eh, ammortizzatore sociale in momento di crisi, cioè molte persone che perdevano il lavoro hanno aperto la partita IVA e eh, si sono accorti della sciagura che ti viene incontro quando apri una partita IVA. Bene, l'aumento del regime dei minimi io credo che sia un primo, eh, una prima svolta rispetto al rapporto che il contribuente lavoratore deve avere Fermo quindi, là. un invece rapporto lo, più lo, semplice e eh, non solo con un'aliquota più bassa, ma con una vita anche semplificata rispetto alle incombenze che invece ricadono a lei non ancora agli invece, artigiani. Presidente? No, no eh, loro... Le sembrava troppo poco riducito. No, se secondo me sì, cioè voglio dire, il valore da 65 mila euro è un valore facilmente raggiungibile, tenendo conto che è l'ordo di tutto... È una, è una banalità. Il concetto di fondo si parla di. invece quello, mi scusi, è il piccolo artigiano che dà da mangiare a tante famiglie, 65 mila euro per forza scusi, li deve fare in un attimo. Se, se ci fa di conto gli conviene trovare un posto di lavoro decente o aspettare che qualcuno gli dia qualcosa. Questo è il, è il concetto di fondo. Quello che si dovrebbe. Fare velocemente, innanzitutto la burocrazia. Si parla di fatto che ci vogliono dalle 48 alle 52 pratiche burocratiche, qua già è un, un problema. Apriamo una goccia di fronte a casa, però quando incominci poi non sai quando finisci. Un'altra cosa è visto che il. il, il, il Consigliere della Lega. Il consigliere della Lega. Mi scuso perché è la prima volta che partecipo a questo, a questo tipo di dibattito. Voglio parlare del regionale. È uscito in questi giorni, ci sono 570 città che hanno messo la, la, la non possibilità di entrare con, con gli euro diesel. Lei si rende conto ma che dopo. parla con la persona giusta. E eh, la... allora, visto che parla con la persona giusta, lo fa subito dopo un attimo di pubblicità. Pazienza, ma Roberta mi dice che devo andare in pubblicità. Allora diceva Soffientini queste nuove norme che sono. Questi nuovi divieti che sono entrati De... in vigore. Aspetti che li faccio riassumere. Da, da, Dall'avvocato Venghi, che è diventato bravissimo a fare i riassunti. Allora, sostanzialmente, queste nuove norme impongono il divieto di entrare nelle grandi città che lo stabiliscono insieme alla region Regione Lombardia determinate categorie di autovetture, in particolare si parte dai diesel Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, cioè a seconda della caratteristica e si arriva ad una determinata diciamo, classe di, di chilometraggio e di disponibilità di auto ad un divieto poi assoluto nel, nel corso degli anni. Questa è la previsione peraltro europea sulla base dell'inquinamento delle nostre città. C'è una discrezionalità in capo alla Regione ma in capo soprattutto ai... Ai sindaci delle città di aderire o meno a questa, a questa no, adesione. Monti dice no. no, a seconda, i comuni sopra i 30.000 abitanti possono in questa fase decidere. Beh l'hanno fatto anche domenica scorsa, alcuni hanno aderito e altri no, alla prima limitazione. Dopodiché il tema vero è l'accesso e la limitazione a chi lavora. Ecco, Quindi e allora torniamo, torniamo di... da Soffientini. Ecco, questo è il generale. Nel Se... particolare. Alcune imprese dinamica, hanno difficoltà, no? Certo, lei prende il piccolo artigiano, faccio l'esempio, abita in centro a Milano, se rompe la Caldaia, l'artigiano deve venire da lei o dalla vecchina che ha rotto la Caldaia, ha un grosso problema, non può entrare in città. Se entra suo rischio e pericolo può conseguire una sanzione credo dai 60, dei 65 ai 400 euro. Lei si renda conto della difficoltà che incontrano aziende che arrivano da un paese di, di crisi incredibile, non poter entrare in città. Tra le altre cose, la messa a disposizione di alcune risorse non assorbirà sicuramente il fatto di dover cambiare un automezzo, tenendo conto che gli automezzi di quella caratura lì, intorno ai 30 quintali, non ce ne sono ancora molti che vanno a energia pulita. Di conseguenza, secondo il mio punto di vista, il nostro punto di vista, è un vero dramma. Non si potrà più entrare in città, Milano lo sta facendo, Cremona lo fa, Cremona lo sta facendo, non si potrà entrare in città con gli euro diesel, euro diesel 3 credo, e la benzina 1 e 2. Eh, perché, perché... Voi cambiereste volentieri i veicoli se, aveste... se avessimo le risorse eh, esatto. per farlo. Invece sì. dovete tirare avanti. No, però... Mm, vorrei fare un po' di chiarezza perché, proprio su questi divieti, non c'è molta, molta informazione. Eh non purtroppo, è stata fatta anche perché per beh, è difficile anche, diciamo, raggiungere in maniera immediata e veloce tutta la platea automobilistica. Allora, da una parte ci sono i divieti di alcune città. Si faceva riferimento a Milano ad alcuni divieti che insistono da diverso tempo rispetto diciamo, ai furgoncini per banalizzare o agli artigiani che hanno dei divieti orari rispetto all'entrata. Ma queste sono cose diverse rispetto al blocco degli Euro 3 che è partito il 1 ottobre che invece riguarda eh, alcun, non solo alcune città ma anche i comuni sotto i 30.000 abitanti che sono ricompresi nella fascia 1. La fascia 1 è quella dove c'è la qualità dell'aria peggiore. Per quanto riguarda i comuni ricompresi in fascia 2, invece il blocco parte solo dai 30.000 abitanti in su. Questo è per dire che alcuni comuni, anche molto piccoli, 3-4.000 abitanti, se ricadono nella fascia 1, anche lì c'è il blocco degli Euro 3. Il blocco riguarda i mezzi diesel Euro 3 e parte dalle ore 7.30 del mattino e si conclude alle ore 18.30 della sera dal lunedì al venerdì. Questa è la fascia in cui gli Euro 3 non possono circolare solo in alcuni, in alcuni comuni e il comune non ha la possibilità di non aderire per quanto riguarda il blocco degli Euro 3, perché è una delibera appunto, eh, regionale che è cogente a prescindere Però, dal blocco del comune. Qual è il motivo? Il, il, motivo, punto qual è? Incontro, il, il che motivo, il è... punto d'incontro tra no, quello il che. Il motivo per cui non è che la Regione Lombardia si è alzata una mattina e ha detto blocchiamo un po' di auto. Il problema è che la qualità dell'aria in pianura padana, quello che è chiamato bacino padano, per motivi anche orografici eh, ben, ben intuibili è pessima perché c'è poco ricambio dell'aria. C'è un'infrazione di tipo europeo eh, che eh, rischiamo come Italia eh, andiamo, di sì, cose le capiamo, gli artigiani e quindi è stato fatto diciamo. un accordo, tra, tra l'altro non solo che riguarda solo la Lombardia, ma tutte le regioni del Bacino Padano, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte per arrivare a, ad alcuni blocchi che puntino a escludere quei tipi di, di veicoli che sono delle classi inquinanti, diciamo, Peggiori, quindi quelli che inquinano di più. È evidente, io ho fatto un'azione anche politica in Consiglio regionale presentando una mozione che puntasse ad aumentare il regime delle deroghe che già esiste, quindi invito gli artigiani ad andare a leggersi bene la delibera non mica e la documentazione. gli artigiani l'avranno letta, sì. dai. No, 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 non c'è dubbio, però ripeto, siccome non è, è, una, è una novità e a qualcuno magari... Eh, sfuggono alcune delle numerose deroghe. Una su tutti chi viaggia sì, lo dico anche, anche questo, per gli ascoltatori eh, io... chi viaggia in tre, scusami Roberto, è importante, sì. per esempio chi viaggia in tre può eh, circolare liberamente con qualsiasi tipo eh, di vettura. Questo per incentivare capito, però, Andrea, un artigiano che viaggia in tre eh, no, non Artigiano perso, non viaggia in tre. Eh. Poi ci sono delle deroghe riguardo agli ambulanti, riguardo a chi effettua turni di lavoro che non può utilizzare i mezzi pubblici. Però trovo anch'io, e su questo abbiamo sollecitato oh, anche la Giunta, eh, che è necessario mettere in campo qualche deroga in più che venga incontro Perfetto. a questo ha risposto alla No, Per ultimo, ricordo anche che ci sono già però degli incentivi, magari sono scarsi, però, se riguardano 6 milioni di euro, e il bando è proprio partito in questi giorni che vanno a incentivare l'acquisto di nuovi mezzi, eh, furgoncini, furgoni che devono essere almeno GPL anche o su totalmente Vada. GPL o propano. Direi questa cosa, che, cioè, il tema, io comprendo che la regione, le regioni del nord in questa condizione siano in difficoltà perché per non prendere una mega multa europea sono costrette al momento a limitare e non è pensabile che le regioni soltanto possano dare corposi incentivi per il ricambio del parco veicoli. Su questo però il governo nazionale eh, mi stupisce perché cioè, governa eh, con propri esponenti sia la Lombardia che il Veneto e parlo ovviamente della Lega cioè evidentemente non si parlano io trovo che un, una parte della manovra finanziaria l Ha firmato sia... il PD l'accordo di Padano una... il governo era del PD e non ha messo un euro di incentivo quindi. oggi al governo c'è qualcun altro ah, anziché capito, sprecare le risorse fagre, con alcune misure ah, avrebbe potuto mettere una porzione su incentivi sul cambio del parco macchine perché a dare delle deroghe e basta dare delle deroghe e basta eh, non risolve il problema rimane la quantità di inquinamento soffocante non si aiutano né gli artigiani né le famiglie che vorrebbero Cambiare l'auto ma non sono nella condizione di poterlo fare. Ma allora il tema è chiedersi qual è la visione del paese che il governo ha. Se non si riesce a capire che il tema ambientale è uno dei più cogenti, dei più importanti e che può servire da leva economica. Invece se preferiamo andare, a andare anizi, in pensione anizi, prima anizi, le persone. Ma andava detto il ministro dell'ambiente di un prima, che non punti, ha messo Andrea, una rivoltazione. Ehm... Io sorrido perché e sono bellissime parole quelle che ho appena sentito, ma sentire da un esponente del Partito Democratico fa sorridere perché. Cioè non è che adesso io non è che devo difendere il governo centrale, ma il governo centrale è in carica da pochi mesi, mentre invece il Partito Democratico ha governato per sette anni. Quindi è paradossale che oggi la Regione Lombardia debba attivare una serie di provvedimenti per non prendere la multa. Probabilmente non è così, cioè il, tema è che ci sono, il tema è la qualità dell'aria. Non è la multa, certo, evitare la multa, ma il, il problema è la qualità dell'aria. Governa, eh, governa e quindi questa regione da sé condizioni i nostri ragazzi di poter e respirare dell'aria dell sana. È questo l'obiettivo. È ovvio che ci sono delle esigenze, ci mancherebbe altro. Ed è anche ovvio che il dibattito all'interno del Consiglio regionale, attraverso la presentazione di mozioni, attraverso la presentazione anche di delibere, andrà nella direzione di trovare una sintesi, ecco. Però signori, prima o poi. Di questi temi dovremmo occuparcene, vorrei ricordarti una cosa. Okay. Qualche anno fa, se non ricordo male, la Moratti, Formigoni e il Presidente della Provincia presero un avviso di garanzia sul tema della, okay. della, della, della qualità dell'aria. Ecco, quindi Non erano direttive europee. Però attenzione, perché l'aspetto sanitario è in capo, ai e non solo. Cioè, quindi ma, sezione, so fientini, eh. però se no sennò io... passate come quelli che piangono. No, no, in no. perché io, che io condivido quello che si sta dicendo sulla qualità dell'aria, condivido tutto. Si mancherebbe pure. Anche, no, anche perché, scusi, mi permetta, vivo in un paesino in mezzo alla natura. Come si più... chiama sto paesino? Crema più crema non è un paesino, è Una un paesone, dai. 36.000 abitanti. Un paesino è Zibido San Giacco. No, allora. Mi allora, stato, allora visto vogliamo fare delle leoni la faccio anch'io, non abito proprio a Crema ma in un paesino molto vicino di 680 ah. abitanti, oh, in Moscazzano, boccato, sì. per cui vi strappo un sorriso. La, la qualità dell'aria per i nostri vicini, siamo tutti, però voi avete detto siamo, siamo stati costretti a farlo da normative europee, ci potevamo pensare prima, ma prima di fare... Una, una situazione del genere, il fatto di mettere a disposizione prima la possibilità agli artigiani di cambiarli questi automezzi, perché adesso dalla sera per la mattina, credetemi, diventa un problema, ma diventa anche un problema di servizio e di costi, perché mi permetta il sempre il signore di prima che abita in centro Milano e l'artigiano che si prende la sanzione, ma lei crede già col risicato guadagno che ha che non la esporrà quel poveraccio che ha la caldaia ferma, adesso onestamente. Allora il tema, se posso, sì, Roberto, sì, il tema, lo capisco benissimo, ma non è che queste direttive della comunità europea nascono l'altro ieri, ci sono da un bel po', e probabilmente è che entro una determinata data, adesso non mi ricordo quando, forse nel 2020, dobbiamo essere all'interno di determinati parametri. Quindi io ho detto semplicemente che se non ci attiviamo tutti, qua non c'è amministratore locale, assessore regionale, sindaco che deve prendersi una responsabilità dobbiamo prendercela tutti, perché tutti viviamo nel mondo che viviamo e quindi respiriamo di, tutti di, la stessa aria allora, allora cioè bisogna trovare, io sì. sono d'accordo dall'oggi al domani è difficile, troviamo e facciamo in modo che il Consiglio regionale discuta una mozione, all'interno della quale si cerchino di trovare delle deroghe si mettono anche magari più soldi per incentivare il cambio del parco auto, ma eh, di grandi soluzioni alternative, io ho. Allora, i nodi sostanziali secondo noi sono due. Il primo è l'attuazione concreta proprio in questi, in questi giorni. Allora, noi abbiamo assistito ad un'attuazione, purtroppo anche a macchia di Leopardo, nel senso che faccio l'esempio, l'ultimo blocco viene è stato Mi perché... <ride> viene l'ansia, perché sa che io <ride> no? gli, gli dico no. taglia, taglia. Allora... Esatto, allora <ride> accelero. No, l'ultimo blocco ha visto due sindaci importanti del sud-ovest milanese non aderire al blocco. Di orientamento opposto posto Guarda. comune di Abbiategrasso e Comune di Rozzano. No, no, ma io che, ho fatto no, un'interrogazione no, un no, ho fatto l'esempio per capirci no, che ad oggi Abbiategrasso, no, sì, sì, un'interrogazione. Sì, sì, no, no, le multe vengono combinate. Sì, no, ma questo ha, per i cittadini, no, se no quelli di Abbiategrasso pensano però, che lì non certo, ci sia il blocco, il blocco c'è. Certo. A prescindere da quello che dice. Sì, o però falsi. capite che c'è un problema di raccordo, di coordinamento tra il livello regionale e il livello delle amministrazioni no, locali. No, no, di... Quindi è chiaro che gli artigiani uno... che devono lavorare, che sanno che in un comune c'è il blocco, nell'altro non c'è, forse in quello non è. Così. No, è, quello è ma c è. C è. Allora, non diamo notizie false. Allora, no, ma io dico una cosa: allora, primo, uniformità nei comportamenti, nelle adesioni e nella comunicazione. È, ed è così. Secondo, secondo, il tema vero sono gli incentivi alla sostituzione dei veicoli. Questo è un tema nazionale, è. è un tema nazionale perché è evidente che noi abbiamo vissuto per anni Molto positivamente la stagione dei bonus sulle auto, sui mobili, sulle ristrutturazioni, cioè questi sono, bisogna lavorare da questo punto di vista anche sugli autoveicoli per Adesso gli artigiani, spaviscono. per le imprese eccetera, perché questo potrebbe consentire gradualmente con tutta una serie di, di, di situazioni il, la sostituzione dei mezzi e quindi attendere rispetto alle direttive europee ad arrivare ad avere un parco macchine idoneo, questo è il Comunque, tema. Andrea, del... il ai diesel Euro 3 nei comuni di fascia 1 e 2. Valgono a prescindere da quelle, dal, dalle ordinanze dei sindaci, se l'hanno fatte, se l'hanno fatte dalle loro dichiarazioni. Ho fatto sì. proprio un'interrogazione martedì su questo se, punto. Se e io credo. I di, no, io eh, eh, ho, ho, proprio detto, ho proprio detto a, a Regione Lombardia perché? di intervenire su alcuni primi cittadini perché con alcune dichiarazioni di quel tipo cioè, e sono fuorvianti, oh, fanno solo confusione. Sì, dire, quindi, con una battuta, se nessuno lo sa e lo sanno i consiglieri esatto. regionali, va bene. Dopodiché, ne prendiamo altro, però forse io i cittadini credo che ci voglia. Ah, Roberto, io credo che ci voglia più coraggio okay? Noi sindaci abbiamo vero, il problema delle sanzioni europee Io non sono uno scienziato eh, Però anche eh, rispetto ad alcuni studi che sono stati fatti I blocchi agli Euro 3 che stiamo eh, attuando Non, non dico che non servono a niente Perché il niente non è vero Ma serviranno pochissimo rispetto a raggiungere un vero miglioramento della qualità dell'aria. Innanzitutto diamo una notizia positiva, in questi ultimi anni l'aria è migliorata, cioè la qualità dell'aria è migliorata sì. e questo è già un obiettivo. Quindi noi dovremmo avere un po' più di coraggio, credo che questo governo stia dando il segnale rispetto all'Europa di un cambiamento, un po' più di coraggio, anche rispetto all'Europa per dire, siccome stai semplicemente chiedendoci di martoriare gli artigiani, piuttosto che i cittadini che non possono... Cambiare un'automobile non serve a niente o serve a poco, noi non le facciamo, ci darà le sanzioni, le contestiamo, va però bene. non posso costringere eh, l'anziano di 70 anni a cambiare la macchina ma che la usa magari 40 una volta anni a settimana. Che fa dire, eh, no, eh, no, eh, dire. Va bene, hai visto Soffientini ci ha portato fuori tema, ma ha fatto bene perché è un tema importante. Tra poco vi daremo le offerte di lavoro, vi porteremo con i nostri servizi all'interno delle aziende e via e via e via pubblicità Alan Rizzi voi avete fatto una convention eh, lo con scorso saura. fine settimana <ride> sì. dove avete lanciato l'allarme per quanto riguarda l'economia di questo paese cioè pare che voi di Forza Italia pare insomma che stiano distruggendo tutto questi qui è così? Allora, preoccupazione ce n'è, è ovvio che eh, l'unica garanzia eh, c'è cioè, è, è dettata dalla presenza della Lega in questo governo che ha portato parte del programma elettorale che aveva con Forza Italia all'interno del contratto. Questa è l'unica garanzia, però la preoccupazione sta eh, nella parte sostenuta dalla, diciamo, dalla parte politica del Movimento 5 Stelle. E, eh, anche perché, no, come, come abbiamo detto in apertura di serata, non ci sono delle, diciamo, delle informazioni chiare e precise. Eh, il fatto di dover applicare per forza eh, il reddito di cittadinanza sembra quasi un diciamo, debito elettorale più che una strategia per ottenere siete dei risultati. Sì. Voi del PD siete preoccupati, senatore? Preoccupati sì, perché non si può uh, non essere preoccupati della, della situazione che si sta venendo a creare. Noi l'abbiamo cercato di spiegare in ogni modo nell'aula parlamentare, nelle aule parlamentari, nella comunicazione che abbiamo potuto produrre. Credo che eh, ci sia stata un'ubriacatura un di attese di facile raggiungimento, cioè quasi che non si voglia rendersi conto che un po' di fatica, un po' di sacrifici. In questo Paese debbano essere fatti. Dopo al netto dei sacrifici che questo Paese ha già fatto e per i quali era stato messo su una carreggiata migliore, io credo che ci sia anche una questione legata a come voi, al meglio, impegnare le poche, le scarse risorse che ci sono a disposizione. Ora, eh, diciamo vi... che l'occasione che avete avuto voi non l'avete gestita al meglio. Eh. Ma non... La salvo dall'intervento di Monti che le avrebbe detto di peggio, però. Beh, Tenga anche questo, di questo. Non sono affatto d'accordo perché ah. i numeri sono allora come la, dire, la, asettici. La come la dire, sta? Noi abbiamo sicuramente scontato il problema di essere partiti da una situazione di grande depressione, no, no, mi rifà tutta la... Non la rifaccia Pipa, però ah, cioè noi siamo partiti proprio dal basso, dal basso, cioè meno 5 punti guardiamo sotto Guardiamo al futuro, lei dice... Abbiamo che... riportato il PIL ad un livello positivo per tre anni consecutivi, siamo riusciti a ridurre il tutto rapporto deficit-PIL... Eh. No, governavate mica tutto il mondo e tutta Europa? Eh. L'Italia però rispetto ad altri, per problemi, ad altri paesi ha un problemino meno, cioè. che oggi voi state ingigantendo ulteriormente, cioè un debito che rosicchia risorse che potrebbero essere invece usate per incentivi, per dare no, era sostegno a solo per ricordare chi... che è cresciuta tutta Europa. Voi no, fortunatamente non governavate tutta Europa. Ma un problema di Non contesto. dappertutto si è ritornati su. Cioè, la, la, la ripresa la devi agganciare. Le misure eh, che sono state fatte... Gli obiettivi si tratta, 4, nel 0, dibattito. Perdonatemi, giusto giovane. per chiudere su due aspetti. Riduzione della pressione fiscale, non solo alle aziende, anche alle famiglie. Incentivi alle imprese, non solo con Industria 4.0. Possibilità di. La fiscale è il bonus della spesa pubblica? No. Bonus è... di 80 euro e aumento no, no, di spesa no, pubblica? No, 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 no la, quello non è eh, riduzione, non è fiscale, riduzione ah. fiscale. La riduzione fiscale ah. è la riduzione dell'IRES, dell'IRAP. No, no, alle famiglie? E alle famiglie è stata tolta la TASI, la tassa sulla prima casa, senza mettere. Ah, ma allora, è comune questa voce? Certo. No, veramente eh, c'è da, da, dagli anni 90, no, eh, eh, con nomi diversi. qual è LICI? Ma, ma l'Imu sulla è... prima casa la battaglia potete dire no? quello volete l'abbiamo no, tolta. La tolta i cittadini. No, sulla prima tolta, tolta noi, rimessa, il governo centrodestra l'Imu sulla prima casa l'abbiamo tolta noi governo del PD l'ha tolta e ha dato ai comuni Sofientini. i soldi perché voi l'ha tolta, no. tolta Berlusconi voi l'avete tolta e i comuni sono rimasti senza risorse se ne freghi questa è la vada, differenza vada, parli, no, perché voi avete dato as risorse ascolto anche volentieri io sono preoccupato dalle dichiarazioni che fanno in questi giorni, perché adesso non so se potremmo stare qui anche un, un paio d'ore a discutere il fatto che è stato io, sono stato lui. Ma le di questi giorni di alcuni esponenti della, dei 5 Stelle. Ho sentito un'intervista a un sottosegretario, un viceministro, che diceva che parlando del reddito di cittadinanza, che se uno andava a fare la spesa due o tre volte all'Unione euro, la Guardia di Finanza avrebbe provveduto a verificare lo stato dell'arte. Voi vi rendete conto che una dichiarazione del genere in uno stato che ha 130 miliardi di evasione è una follia allo stato puro. 130 miliardi di evasione, vale a dire due volte la nostra manovra... La un cosa. ministro e eh, la guardia di finanza si trova il tempo di andare a verificare se la signora ha preso al figlioletto l'iPad o il cellulare. Cioè, Dichiarazioni di ministri sono delle follie. Mi sto chiedendo in quale paese vivo, francamente. Alan Rizzi. Ma no, eh, che quale ministro? Di, di quale movimento 5 Stelle? Del, sì, io, del io governo del governo che, che 5 ha detto una roba del genere può parte. essere una No, io ho detto chiaramente qui. che era un esponente dei 5 Stelle. No, Voglio io l'ho detto, l'unica garanzia che abbiamo, almeno noi di Forza Italia, è questa, cioè quella che il governo per metà è composto e sostenuto dalla Lega, ma il resto, ma ripeto, noi vivo, abbiamo, abbiamo questa garanzia perché? Perché? La Lega ha governato il Paese durante la presidenza del Consiglio dei Ministri di Berlusconi sempre, lo ha fatto sempre come così qua in Regione Lombardia, come tanti comuni e anche il Comune di Milano, abbiamo sempre governato insieme alla Lega, quindi questa è la garanzia. È ovvio che ci aspettiamo anche che magari certi soggetti del Movimento 5 Stelle la smettano di fare certe esternazioni, perché così come l'ha detto... Eh, non so chi questa frase, Toninelli negli ultimi giorni ne ha detta una dietro l'altra, quindi ah. ci sono, la speranza è che si limitino solo alle parole e non procedano a fatti. Come, eh. come ha detto Rizzi c'è cioè la Lega no? a, a vegliare sul tutto. Ma. Io vorrei Spero. ricordare, ma non per tornare al recente passato, però è giusto ricordare com'era la situazione dopo il 4 marzo. Cioè, ma se la pena... Non c'era ah. la possibilità di ah, costruire no, un governo visto i risultati delle elezioni e non c'era perché qualcuno aveva studiato una legge elettorale, un sistema elettorale fatto in modo... Che eh, si arrivasse al caos e infatti è arrivato il caos. Siccome il caos non fa bene a nessuno, tanto meno all'economia, tanto meno agli imprenditori, la Lega responsabilmente ha dato vita a un governo. Cosa che non ha fatto il PD, perché ci ricordiamo che Renzi ha detto: Noi il governo lo facciamo. Io sono contento, sono contento che rispetto ai sondaggi, per quel che valgono, il coraggio della Lega al momento è stato premiato e invece la codardia politica del PD non è stata premiata per sondaggi. È chiaro, chiudo che essendo un governo fatto di due forze che si presentavano una contro l'altra in campagna elettorale e si sono presentate così alle elezioni, è evidente che ci siano ogni tanto delle differenze di vedute. Va bene, veloci che mi fate addormentare la Roberta. Eh. Vorrei Poi velocemente mi, mi, mi ricordare maggio. soprattutto chi ascolta che quando dopo le elezioni del 2013 dove non c'era una maggioranza chiara in Parlamento il PD no, fece però, un governo ancora. con altri ci accusarono per tutta la legislatura di inciucio Oggi invece si parla di contratto di governo e di accordo. Va bene, bene Soffientini, aspettiamo i fatti, va che è meglio. Certo, no ma oltretutto io ehm, voglio essere molto onesto. Il fatto di camminare con uno che comunque ti dimostra di fare delle scelte folli ti dovrebbe far riflettere se è il caso di continuare o meno. Lei e quello fatto... si fa nelle aziende, nella folie. politica è un po' più... È complicato, eh dice, sì. è per quello che io... Tanto non, ne, non nelle aziende ne... pagano no. i titolari delle aziende, nella politica no. pagano... No, no, per capire, Paga il paese. Lo dico all'imprenditore, sì. se il desiderio è quello di far tornare un governo tecnico, no, no. cioè ripetere l'esperienza di Monti, che è quella che ha generato una delle crisi più forti... Monti. di in cui giustamente lei è riuscita a sopravvivere... Il mio è no. Ecco. Eh, no, no, no. Il mio personale desiderio è che le aziende possano lavorare, possano produrre, certo. si aumenti la qualità della vita di tutti. Okay. Però il meglio anche la in politica dire. è nemico del bene, no? Però eh, no, cioè, no, cioè, anche no. al peggio non c'è. Il eh, eh, problema eh, è eh, che all'orizzonte allora, all non c'è neanche quell'ipotesi, sì. ce n'è una peggiore, cioè un governo Movimento 5 Stelle PD. E questo eh no, è il vero problema. Il Noi quei pazzi non c'è. Allora andiamo. io ringrazio, per... ah, perché voi tutti siete tutti sani invece. Le ricette e le affermazioni che la Castelli ha fatto e ne potrei fare una serie di. Sei pazzi, cioè guardi, cioè, è del PD, dai. Tutti Alcuni esponenti, per dai. carità, abbiamo i matti pure noi ah, ecco, e tutti no, i giorni no, purtroppo siamo a litigare, eh, verissimo, appunto, ma no, di proposte scombinate fuori, da parte, sto parlando degli esponenti, non certo degli elettori, da parte degli esponenti del Movimento 5, 5 Stelle, di proposte scombinate o preoccupanti o come è stato detto prima dallo stesso imprenditore, purtroppo ne vediamo quasi tutti bene. i giorni. Allora, eh, saluto Pierpaolo Soffientini Presidente di Confartigianato Crema Ma adesso io voglio sapere come si chiama il paesino suo Moscazzano Moscazzano, qual è la specialità di Moscazzano? Il tortello Tortello lei, cremasco. Scusi, e lei è arrivata qua senza a mani senza vuote. un tortello. Io no, per la verità volevo invitarla a mangiarlo in loco perché non è un prodotto perché esportabile. Perché no, è esportabile. No, ma lo e so, evitare perché evitare sa finto per finto no, guardi, io lo so perché quando lo porta fuori dal confine eh certo, passa 4-5 km, il tortello già Bo, comincia. è eh, eh, anche perché non è un espo prodotto esportabile, è replicabile, per cui se vuol mangiare il tortello viene a trovarmi. Non Posso portare problema. anche la Roberta, guardi sì. che ah, ma mangia per due. non si prema servono testimoni. Diversi testimoni. Ci allora, ripeto, grazie a Soffientini, grazie al senatore Eugenio Comicini del Partito Democratico, grazie ad Andrea Monti della Lega e ad Alan Rizzi di Forza Italia. Buonanotte. Eh, sì, buonanotte agli altri, perché agli io altri. e Roberta rimaniamo sì, sì. con l'avvocato sì. Venghi e vi dobbiamo mostrare servizi, dare le offerte di lavoro, le domande eh, all'avvocato. Le domande, la, parlare di questo e di quello, insomma. Ne abbiamo di tutto. Ne abbiamo, a tra poco. Eccoci con l'avvocato, siamo in scala, eh? ma tu che tacco hai? No, neanche tanto L'avvocato è me. alto, tu sei alto di tuo tu, tu e io no. sono il più piccolo della compagnia <ride> Però è il momento di mettere sul piedistallo l'avvocato, c'è la sua rubrica, l'avvocato so. risponde Sono eh? arrivate tante domande, anche questa settimana alla mail legale chiocciola produce.eu Perfetto, tanti temi prima, diversi lobby. allora mi chiamo Angelo sono titolare di un'azienda artigiana edile vorrei sapere se gli ecobonus e gli incentivi per i lavori di ristrutturazione saranno prorogati per il 2019 e anche per gli anni futuri oh, lo vorrebbero sapere anche tanti che possono sì, usufruire sì. di questi incentivi è un tema all'ordine del giorno sono due gli incentivi sappiamo il bonus ristrutturazione il 55% e l'ecobonus il 65% e proprio in questi giorni in sede di manovra di governo c'è la discussione sulla proroga anche una proroga sistemica, cioè per più anni non abbiamo ancora la certezza ma c'è stata proprio una riunione anche con Confartigianato Roma e con il Ministero per stabilire la, voi la, la prova voi ovviamente come Confartigianato siamo lì favorevoli alla prova assolutamente no? perché è uno sviluppo dell'economia sia per le imprese sia per le, 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 i privati e tutti coloro che devono fare Se questa città. Se c'è bonus uno è si è chiama l'artigiano una... il quale lavora sì, e sì, dà sì, il 60% sì. poi allo Stato Do, do solo questo dato: nei vent'anni in cui era nato diversamente questo bonus, dal 2008, è stato calcolato un, un giro d'affari di, di quasi 800 milioni di euro. Eh, derivanti dai bonus in Italia sulle ristrutturazioni e sugli eco bonus per cui è un tema molto importante per lo sviluppo dell'economia e per il comparto edilizio che sta ancora soffrendo Roberta mi devi mostrare un servizio sì. riguarda... riguarda sempre il comparto casa per il tessile nel senso è eh, un'azienda non ho capito niente allora, è un'azienda eh. che si occupa di decor delle decorazioni, quindi dei disegni che vanno poi ad adattarsi. Pitturano a le case? No, pitturano, le, pitturano eh, le lenzuola, le tovaglie, le tappezzerie, gli arredi degli, per gli imbottiti, le coperture esterne e ciò che rende bella la tua casa. Creano i disegni. E dov'è questa azienda? Sono a Como. Ma Come fanno? C'è tutto nel servizio? Sì, assolutamente, un po' a mano, un po' con gli strumenti informatici, l'abbiamo raccontato nel servizio. E ho capito che ti dovevi fare tende, lenzuola e cose, andare visto. fino a Como. Eh. <ride> Solo per questo. Vediamo. È una bellissima realtà all'over. Siamo a Como, all'allover, dove un'azienda si occupa di disegno per arredo e eh, arredo casa, corretto, alla seconda generazione. Sì, è la ditta l'ha fondata diciamo mio papà e ormai ha più di 40 anni. È un nome che poi abbiamo cambiato perché prima si chiamava in un altro modo, poi si è messo con l'ultimo diciamo socio della generazione. Quindi mio papà si chiamava Aldo, il socio Ligi hanno creato questo, all'iniziale, Over soprattutto. Credevano molto in questa azienda e, e io sono subentrata, diciamo, dopo gli studi, nonostante avessi fatto liceo scientifico, quindi eh, tutt'altro. Sono stata in America per un anno, a New York, dove ho iniziato comunque lì a lavorare nel campo. Eh, L'azienda prima trattava più abbigliamento che arredamento e per un anno insomma andando in giro a New York ho preso in mano il mercato americano e poi man mano nel momento della crisi un po' per tutti no, di questo settore del 96 eh, abbiamo dovuto iniziare a decidere cosa fare Beh, noi facciamo bene i disegni noi siamo creatori del disegno l'abbiamo fatto per la moda proviamo a farlo per la casa e quindi abbiamo incominciato a comunque eh, indirizzarci verso questo settore. Quali competenze ci vogliono per stare in un mercato del genere, resistere e portare il valore aggiunto dell'italianità? Come competenze io penso che deve avere comunque un buon team principalmente. Noi, eh, nonostante essere un'azienda di famiglia, abbiamo sempre puntato tanto sul ritrovarsi quasi tutte le mattine ci troviamo insieme, discutiamo sul da fare, discutiamo che viaggio ci aspetta subito dopo e cerchiamo di stare il più possibile uniti. C'è chi si occupa della vendita, chi si occupa quindi dello stile e chi si occupa della parte di ragioneria commerciale vera e propria. Abbiamo dei disegnatori validi che comunque sono con noi da tantissimi anni. Eh, e quasi tutti comunque hanno avuto questa quest idea, questa voglia di eh, rinnovarsi insieme all'azienda. Noi abbiamo sempre avuto questa base in Italia e eh, ogni tanto ci è venuto in mente magari di aprire qualche succursale eh, all'estero, soprattutto visto la frequenza con cui noi andiamo all'estero, soprattutto su New York e ultimamente Shanghai. Però ehm, ci siamo accorti che la nostra base è qua qua perché comunque qua troviamo tutte le informazioni necessarie per continuare il nostro lavoro, perché qua troviamo una mano d'opera che comunque è eh, all'avanguardia, abbiamo scuole sul territorio che tutt'oggi eh, sono specifiche per questo settore e quindi anche se eh, ogni tanto si è allettati, no? perché comunque in Italia ci sono tantissime problematiche burocratiche principalmente, la fatica comunque, la tanta carta diciamolo. Eh, stare in Italia comunque per noi è, è utile. Mi ha lasciato a bocca aperta durante questo servizio che abbiamo seguito con molta attenzione tutti e tre la, la tranquillità di questa donna che affronta una sfida eh, con il futuro che la vede vincente, però forse anche un po' questa tranquillità che abbiamo tutti commentato durante il servizio. È l'arma per guardare al futuro con più tranquillità, appunto. Roberta, ti stai agitando perché c'è un'altra domanda, e falla. Sì, allora è un, un Sempre... ragazzo che. Questa mail per scrivere all'avvocato. Legale, chiocciolitaliacheproduce.eu eh. Ci ha scritto questa settimana un ragazzo che vorrebbe fare l'artigiano. In questo momento è un dipendente, ma vorrebbe mettere su un'azienda tutta sua. Ti leggo la domanda che ci ha mandato. È coraggioso. Sono dipendente di un'azienda florovivaistica in provincia di Bergamo. Ah no, beh, quel settore là va bene. Eh. Sì. Piante, fiori, eccetera. Vorrei mettermi Quasi. in proprio e aprire un'azienda. So che c'è necessità di una qualifica professionale. Vorrei sapere se io, addetto al verde da parecchi anni, sono esentato dall'esame oppure oppure devo fare tutti i percorsi di formazione previsti per esercitare l'attività autonomamente. Eh, in pratica eh, che deve che fare? Ci sono i nuovi percorsi di qualificazione professionale proprio del 2018. Nel caso specifico, essendo dipendente di azienda florovivaistica, la norma prevede che due anni di dipendenza consentono un requisito professionale, per cui lui non ha la necessità di effettuare tutto il percorso e l'esame, cosa che invece deve fare chi ex novo volesse intraprendere questa nuova attività professionale. Ma... È importante il requisito perché dà la qualifica. Quando svolgere... vengono da voi in confartigianato gli spiegate anche a quelli con tanta buona volontà che cosa devono fare per fare sì, impresa? Sì, assolutamente. Ma Partiamo cambia dalla... a seconda del caso, no? A seconda del caso, a seconda del tipo di attività, a seconda delle esigenze, cambia, sì. sì. Sono... È molto settorializzata. Ma lei sono che, le categorie... che ha anche qualche capello bianco, che sì, consiglio dà un giovane che arriva là e vuole fare impresa? Io consiglio di insistere su questa strada. È una strada cioè, vincente. Si predica la tenacia? Sì, quando c'è innovazione quando c'è tenacia sulle manifatture nuove, sulle tecniche nuove, sui servizi nuovi, innovativi, diciamo così, c'è ancora grande mercato e c'è ancora grande possibilità di lavoro. Assolutamente. Bene, vedo i capelli della sì. Roberta che vanno in qualsiasi inquadratura. È ingestibile sta situazione, Bene, dobbiamo dare un taglio. Eh. Senti, ma con tutte le parrucchiere che conosci. È vero, è proprio per questo, è il massimo possibile. No, perché possibile. ti conoscono e sanno che vai io a sconoscere. Sì, certo. Allora, ce n'abbiamo un'altra? Sì. Allora, sono sì, titolare lupo. di un'azienda artigiana. Non dire artigiano. che vai dalla parrucchiera per fare sta trasmissione. No, Ma assolutamente non. Di questa parrucchiera. non sarebbe utile. Allora, sono Ello. titolare di un'azienda artigiana di installazione in pianti elettrici. Mi sono capitati casi di subentro in lavori svolti da aziende non qualificate, cioè, non allora, professionali. Cioè, allora praticamente ve la traduco io. Quando chiamate degli operai scadenti in casa per risparmiare e vi arrivano quattro sfigati... Dopo devi chiamare la ditta seria. Ecco, bravo. Dopo devi chiamare la ditta seria. Esatto. Ed è quello che chiede. Vorrei sapere, ma oggi chi verifica la qualificazione professionale degli ah, artigiani? Questa è una Allora, in Regione Lombardia non ci sono più le CPA, che erano le commissioni provinciali dell'artigianato, che attestavano la qualifica professionale. Oggi c'è la Camera di Commercio e il SUAP, cioè lo sportello unico delle attività produttive del comune, diciamo indirettamente. È un problema di burocrazia e di autocertificazione perché spesso l'artigiano e chi ha la qualifica autocertifica nell'ambito della procedura. Quindi anche qui è necessario che magari con l'intermediario, in questo caso l'associazione di categoria e chi ha il contatto diretto con il comune e con la Camera di commercio, verifichi attentamente il possesso dei requisiti. Ma io, da utente, come faccio a sapere. Ho chiamato l'artigiano giusto. Allora cioè, mi sospettisce magari il prezzo. Il prezzo, ma mai incaricare persone che non hanno la qualifica professionale. Quindi eh, per, per saperlo. Gliela... intanto gliela chiedo documentalmente eh, e vediamo non lui cosa tipatico. risponde. Dopodiché, no, 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 perché è un requisito. Parliamo per Quindi esempio di quelli se ce l'hanno, ci tengono Se ce l'hanno, ce l'hanno, anzi, ci tengono a esibirla. Le ditte serie ce l'hanno e la esibiscono. Dopodiché faccio una verifica attraverso l'associazione di categoria, attraverso il comune, attraverso la Camera di commercio. Ma la prima cosa è chiedere all'azienda, come dire, le carte in regola perché questo è il primo requisito anche a garanzia de, non solo dei lavori ma anche di danni di responsabilità, di garanzie sui lavori decennali la e prima poi cosa è questa se uno dice sono assicurato però se hai fatto i lavori male non ci sono i certificati. Esatto, paga poi l'assicurazione non paga non risponde. Quindi la prima cosa è questa, accertarsi di questo. Le ditte serie, gli artigiani seri sono certificati hanno tutte le qualifiche professionali. Oh ci sta facendo dei segni che <ride> dobbiamo fare la pubblicità. Obbediamo. Eh, l'avvocato venghi se talmente. È abituato alla nostra rubrica dei tassisti che adesso a Rosate non ci va più con l'auto ma va in taxi la moglie l'ha un po' sgridato perché dice a fine mese arriva un po' meno però vuoi mettere il piacere <ride> esatto. di lavorare anche in taxi? No, scherzi a parte. Eh, quanto costerà un taxi a Rosate? Parecchio. Beh no, dipende sempre dalla tratta. Poi il, se, se fai la tratta quelle fisse, cioè malpensa, Ma lei per ligate, esempio a Rosate quei mezzi non può andare? Ci sono, ci sono, sono a un a po' meno scomodi. Ma dice come se fosse... Un po' scomodi, soprattutto per me perché ho un'attività che non ha orari, che non ha continui spostamenti, per cui trovo comoda l'auto. Va bene. Quindi è più comodo andarci in taxi, ma se le strade sono ben manutenute, oh, soprattutto vedi che da Milano. La è intelligente collega tutto. Eh? <ride> Perché abbiamo chiesto ad Emilio Boccalini, che è il presidente di Taxi Blu 4040, per questa puntata della nostra rubrica Storia di Taxi, di raccontarci com'è la situazione delle strade a Milano e in provincia. E io lo ecco so già, ci ha un, sono un colabrodo, però facciamolo dire a loro, va, che magari la pensano diversamente, ma non credo. Siamo con Emilio Boccalini, presidente di Taxi Blu 4040, presso la loro sede. Dunque, la situazione delle strade a Milano per chi le percorre tutti i giorni. Parliamo di buche, se ne è sentito parlare tanto a Roma, ma forse anche questa città non è esente. E soprattutto l'attenzione alle corsie privilegiate per i taxi. Per quanto riguarda le buche siamo in presenza di un piano fatto dal Comune nel mese di giugno in cui ha dato una lista di vie che, avrebbe, che sarebbero state oggetto di intervento nei mesi successivi, di quei la, dei lavori che avevano pronosticato, che avevano previsto, in realtà ne hanno fatto sino il 10-15%. Oltretutto lavori fatti tutti nelle zone centrali, quindi hanno come al solito tralasciato le periferie. E questa, questa cosa qui ci mette in grossa difficoltà perché non sono ancora cominciate le grandi piogge, ma come, come comincerà a piovere, come è successo l'anno scorso, avremo le strade piene di buche con difficoltà per andare con le macchine, problemi sulle sospensioni e quant'altro, quindi diciamo che c'è una scarsa attenzione soprattutto nelle periferie per quanto riguarda le buche e la viabilità. Per quanto riguarda invece la viabilità dedicata... Eh, sono, hanno preso dei provvedimenti ultimamente per quanto riguarda le isole per, su, per il tram, per scaricare i passeggeri e anche sul ponte di Farini che sono incomprensibili. Stanno, hanno ristretto completamente Piazza della Repubblica, allargando in maniera smisurata la pista ciclabile. Eh, è chiaro che se tutta questa cosa è in un piano di intervento come quello dell'area B che tende a diminuire le macchine aumentando eh, l'offerta di mezzi pubblici è una, un discorso che ha un senso. Ma se si parte da restringere per i mezzi pubblici, per il trasporto pubblico non di linea, la, la viabilità diventa un problema, non tanto per i tassisti, perché comunque quando hai sul cliente il tassametro gira, ma quanto per, la, per i clienti, per la popolazione, perché hanno un, servizio, hanno un disservizio pagandolo di più. Avete criticato soprattutto la non omogeneità delle misure in diverse aree di Milano, la non congruità dell'una con l'altra, che rende ulteriormente difficile il vostro lavoro? Sì, perché abbiamo notato che gli interventi di sollevabilità, gli interventi, ma poi sono sotto gli occhi di tutti anche gli interventi per quanto riguarda l'abbellimento urbano, Vanno a macchia di leopardo, sono tutti indirizzati in zone che hanno. sì, va bene, lo fai nella zona Nuova Garibaldi, lo fai in centro, però Milano non è che finisce lì, c'è Baggio, Quarto Giaro, c'è la Comasina, c'è Niguarda, ci sono tantissime altre zone abitate da tantissime persone che hanno bisogno di mobilità e hanno bisogno di, di, di poter viaggiare su strade sicure, soprattutto per chi viaggia in Motorino, per esempio, perché le buche quando c'è un filo di acqua che non si vedono e uno rischia di trovarsi per terra senza sapere nemmeno come è successo. Ecco, avvocato la cura delle nostre città, che è importante anche per chi ci lavora. Abbiamo visto prima il caso dei diesel, l'informazione, ma anche la cura delle strade, perché poi uno ci lascia il furgone, ci lascia il taxi, non ha più mezzi per lavorare. L'altro dei temi delicati, infra infrastrutture e interventi strutturali dei comuni, quindi sbloccare i blocchi di bilancio diciamo, dei comuni su queste, sulle strade è la prima cosa, noi lo diciamo da, da anni. Allora Roberta, che cosa ci proponi? Ti propongo un altro servizio. Un altro servizio vuoi? Va bene. Allora, eh, ti racconterò l'altra innovazione. Oh eh... mamma, questa sa di cosa pesante. Allora <ride> no. mi metto comodo. È stato al centro di un rapporto che Confartigianato Lombardia ha presentato proprio in questi giorni. Racconta. Che cosa vuol dire innovare per gli artigiani? Quindi non solo il digitale, i big data, gli strumenti evoluti fino a se stessi, ma prima di tutto al servizio della creatività, della Però persona Però mi hai portato tutte delle palline gialle? dove stanno? Sì, ti ho anche portato dei dati su questo. Allora dammeli, tema. che così io capisco prima sì? di vedere il servizio. Allora, prima di tutto, in questi anni, negli ultimi due anni, sta crescendo a un ritmo del 23% all'anno il volume di dati generati dalla cosiddetta internet delle cose. Cosa cioè, vuol spiega dire? spiega meglio ancora. Macchinari, impianti che stanno nelle aziende che sono dotati di sensori e ogni sensore dà ah, al software perfetto. gestionale una serie di, di dati. Quindi dobbiamo fare i conti con questa roba. Poi... Esatto, che sta crescendo. Allora, quali, quante sono le PMI, che, le piccole e medie imprese che in Italia e all'estero poi... Mh, Lavorano su questi dati, li gestiscono per aumentare la loro competitività. In Italia il 7,7% contro una media UE dell'8,6%. Allora, praticamente la macchina che parla col computer che arriva nel telefonino. Esatto. L'elaborazione, questa roba qua. Esatto. Quindi, Quindi siamo... vuol dire che siamo sotto. Sì, un po' più bassi della media europea, comunque bene. il nord Italia. Vediamo Se capisco, si difende. anche la prossima, è andata bene fino adesso. Esatto. Parliamo allora degli investimenti in digitale e in innovazione che hanno. Fatto cioè le quello imprese. che spendono le imprese per esatto, innovarsi. Esatto, abbiamo parlato prima di incentivi, le piccole imprese eh, hanno in, cresciuto i loro investimenti nell'ultimo anno del più 4,9% in tecnologie relative appunto a questi big data, quindi macchinari, impianti, ci sono anche gli incentivi che li hanno sostenuti e da qui questo numero positivo, ma anche in software e applicazioni che gestiscono questi dati più 27,9%. Bene, andiamo alle quindi previsioni. che si stanno muovendo velocemente. Vedo Nel un, 2020, sole, un sole lì. Sì, perché nel 2020, se andiamo avanti di questo ritmo, è previsto che questa data economy, quindi l'economia che si fonda sui dati, costituirà il 3,5% dell'intero PIL. Ecco, Avvocato, traduciamolo sì. ancora di più. Allora, sono gli investimenti strutturali sul digitale, no, sulle nuove tecnologie. No, eh, allora, quello fa crescere la, il Paese. Esatto. Qual è una misura importante su cui stiamo lavorando ancora, ancora oggi? Eh, impresa 4.0 è una misura che il governo sta diciamo appunto mettendo in campo sta replicando quello che è stato fatto dai governi precedenti ampliandola e che consente alle imprese di investire in queste tecnologie e di eh, fare perché il futuro, è il futuro è questo questo è una misura importante allora l'ultima tabella l'ho dedicata al cosa ci manca quindi prima di tutto il gap in... esatto ecco, prima che di tutto in, cosa si manca, in Italia manca forza lavoro con competenze alte sul digitale questo viene molto Richiesta dalle grandi eh, imprese, ma anche capito, dalle piccole. Ma che, che non fate questa, eh, vedete poi? Sì, ingegneri e coloro che sanno analizzare questa gran bene, mole di dati. E poi, dal punto di vista infrastrutturale, la copertura della banda larga. Sì, Perché, che è quell'internet potente, potente. Esatto. Eh. Come vedete, dal dato europeo a quello italiano c'è uno scarto di 27,6%. Quindi punti. siamo indietro, ci sta dicendo la Roberta che Parecchio elabora indietro. questi dati. Grazie sì, all'ufficio sì, studi di Confartigianato. confartigianato che ci dà tutti questi dati che lei trasforma in dei soli esatto. con la pallina gialla ma potrebbe esatto, essere per anche una luna perché ogni tanto tu hai la luna storta eh, e bisogna starti lontani sa perché eh. Eh. Sì. allora c'è il servizio che spiega si sì, pratica... spiega l'altra innovazione cosa vuol dire per gli artigiani innovare rimettendo al centro la persona la sua creatività e facendo ancora di più qualcosa di unico e speciale al termine del servizio della pubblicità noi tre torniamo eh. È stato presentato a Milano il rapporto dell'osservatorio MP di Confartigianato Lombardia, l'altra innovazione. Il tema al centro del rapporto è l'innovazione artigiana, un'innovazione in cui la tecnologia è un mezzo per nobilitare il lavoro dell'uomo, in cui l'automazione aiuta la creatività a prevalere sulla serialità, in cui la parola chiave è personalizzazione, ossia la capacità di rispondere in modo mirato al bisogno e al desiderio di ogni singolo individuo. Durante la presentazione del rapporto sono stati presentati i dati dell'occupazione generata dalle PMI lombarde. Le imprese rimaste sul territorio dopo la crisi del 2008 sono state in grado di dare un contributo decisivo sia in termini occupazionali che di creazione di ricchezza, registrando un tasso di creazione di posti di lavoro del 12,5% superiore a quello delle medie grandi imprese e hanno contribuito in modo massiccio per il 55,9% alla creazione della ricchezza prodotta nell'intera regione. Hanno quindi supportato la risalita dei livelli occupazionali che al secondo trimestre 2018 superano con 187.000 lavoratori in più la base occupazionale del periodo pre-crisi, sempre considerato al secondo trimestre 2008. L'incremento è dovuto in particolare all'aumento di lavoratori dipendenti, dell'occupazione femminile e dei contratti a termine. L'altra innovazione per noi ha un significato ben preciso, che è quello di. Utilizzare le nuove tecnologie, cioè la digitalizzazione, come strumento, la digitalizzazione vera per noi vuol dire veramente portare le imprese artigiane ad esaltare quello che è il lavoro manuale, quello che è l'idea, quella che è la passione che le macchine di per sé non mettono nel lavoro. Le relazioni all'interno del mondo del lavoro artigiano nelle nostre botteghe, nelle nostre aziende, eh, viene al primo posto, nel senso noi siamo... Eh, portati alle relazioni. Per noi è una cosa importante avere relazioni con i clienti, avere relazioni con l'esterno, ma avere le relazioni anche con i nostri dipendenti. Un dipendente oggi ha più facilità a parlare con noi, titolari d'azienda, dei loro problemi familiari. Noi abbiamo gli strumenti attraverso Confartigianato eh, per poter soddisfare questi bisogni che non sono nuovi, sono bisogni di sempre, ma gli interlocutori delle loro richieste una volta erano altri, oggi siamo noi siamo noi titolari, siamo noi confartigianato che attraverso il nuovo sociale, chiamiamolo così, riusciamo a dare risposte ai loro bisogni, che sono bisogni familiari, che sono bisogni che hanno a che fare con l'assistenza degli anziani in casa, con i problemi legati ai figli, i problemi legati alle sanità. Da noi in confartigianato ormai ci sono tutte queste risposte. È importante, mettiamo al primo posto, la figura della, della persona all'interno dell'azienda, per cui tutto quello che riguarda l'innovazione, quella che abbiamo descritto adesso, ma anche quella che si intende innovazione tecnologica, deve sempre essere al servizio della persona, perché è quello che può portare alla persona in termini di passione, in termini di anima, mentre produce, mentre fa quel lavoro, mentre progetta quel lavoro o quel prodotto, la macchina non lo mette. I dipendenti sono un investimento, i nostri collaboratori sono un investimento importante per l'azienda e quando abbiamo investito sulla formazione di un nostro collaboratore, questa può fare la nostra fortuna, diversamente sarebbe la nostra sfortuna. La macchina non sostituirà mai l'uomo nell'impresa artigiana, perché l'impresa artigiana vuol dire fantasia che parte da qua, manualità che parte dalle mani e passione, ma questo non sostituirà mai quello che è veramente il valore che noi portiamo in più. Allora Roberta, che servizio mostri a me all'avvocato? Allora, sono stata a Mantova a visitare un'azienda che sulla formazione ha investito molto di tempo e in denaro, è eh? Elettroimpianti di Lorenzo Capelli. E tu vai a Mantova in questo periodo e, e bene, torni indietro sì. senza le zucche? A mani vuote. A mani vuote, tanto ci devo andare io domani, <ride> mi hanno invitato a un pranzo. Allora aspettiamo grandi cose qui la prossima no, volta. Una la zucca ti posso portare. <ride> e grazie. Elettroimpianti. ma San Benedetto Po nel Mantovano, dove incontriamo questa azienda di una ventina di dipendenti che si occupa di impianti, giusto Lorenzo Capelli è il suo titolare. Buongiorno. Buongiorno. È un'azienda che ha già 35 anni di esperienza, ma vorreste allargarvi ulteriormente con altro personale, corretto? Sì, certo, ormai oggi la necessità di allargarsi c'è. Eh, quindi abbiamo necessità, le commesse ci sono, abbiamo qualche difficoltà però sulla reperibilità delle, delle risorse umane, risorse che eh, il mercato ci chiede specializzate, quindi con volontà di, di inserirsi nel mondo a loro, però non sempre è, è facile trovare, nel senso che sembra la disoccupazione alta, però alla fine quando cerchi del personale qualificato non c'è o si fa fatica a trovarle. quindi qui eh, noi ci teniamo alla formazione, riteniamo che la formazione, quindi la scuola che entri nell'ambiente di lavoro e specializzi le persone per il momento, per la necessità del momento, credo che sia fondamentale perché non solo come mia azienda ma anche nel territorio vedo che la necessità di personale qualificato è sempre più richiesta e sempre più pressante dalle imprese. È una scelta anche onerosa quella che fate di non avere personale che viene mandato dalle agenzie piuttosto che dalle cooperative, ma tutti dipendenti che sono stabilmente qui. Perché? Beh, è una, una, una nostra iniziativa, una nostra visione, nel senso che noi abbiamo tutte le nostre imprese sono, sono sul territorio e quindi abbiamo, oltre che clienti, le abbiamo come. Diciamo, siamo entrati nell'azienda, gli diamo una consulenza, gli diamo eh, qualcosa che possono poter gestire le loro attività, le loro macchine in questo caso. quindi facciamo assistenza e abbiamo visto che la necessità di avere sempre le stesse persone, persone qualificate, sia fondamentale. Quando un, un cliente ti chiama e, ti, e gli dai un personale che è sempre uguale, sempre quello che hai. Eh, un, un, arrivi sul cantiere già con il 50% di problemi risolti. Se mandi delle, delle, delle risorse umane o del personale che sono la prima volta con le nuove tecnologie, con i nuovi sistemi di lavorazione, con la nuova domotica diventa poi difficile inserirsi. Quindi abbiamo fatto la scelta di tenere il personale qualificato anche se necessariamente deve essere poi eh, remunerato nel senso giusto. Parliamo Appunto, di come è cambiato il vostro mestiere nel tempo, perché ti sei sempre occupato e vi siete sempre occupati di impianti elettrici, ma è cambiato tutto con l'arrivo della domotica. Sono stati necessari, oltre alla formazione, anche degli investimenti. Beh, indubbiamente in questi anni ci sono fatti passi dei giganti. Ogni giorno, ogni settimana ci sono novità in cui tu devi recepire e devi portarle avanti per poter rimanere. A, a, al, al passo coi tempi poter garantire ai tuoi clienti eh, un intervento rapido prima e un intervento qualificato di, in secondo luogo abbiamo sempre cercato per arrivare a questo abbiamo bisogno di sia attrezzature quelle sono fondamentali perché cambiando così radicalmente eh, gli interventi o la tecnologia occorre essere aggiornati ma quello che comporta molto è anche l'aggiornamento tecnico nei, nei confronti dei nostri eh, dipendenti, dei nostri io collaboratori, preferisco chiamare collaboratori perché nella mia azienda in questi anni ho cercato di creare quel clima di... Fra... sono miei figli, sono miei fratelli alla fine i miei dipendenti, quindi ecco, abbiamo dovuto cercare e eh, tenerli aggiornati costantemente, costa sacrificio e risorse, anche molto sacrificio. Ma ne vale la pena? Ne vale la pena. Eccoci qua, eh, praticamente abbiamo visto questa azienda, ci fa piacere, tra l'altro il signore io l'ho riconosciuto, eh, sì. è il presidente di Mantova che ci è venuto sì. a trovare qui in studio, esatto. è giusto che andiamo anche nelle aziende. Allora Roberta. Proprio dalle aziende vengono le proposte di lavoro di questa settimana che sono anche elencate sul sito www.jobtalentconfartigianato.it. Adesso lo mettono a pieno schermo, sì. vedi? www.jobtalentcompartigianato.it. Perfetto. Quello è il marchio, queste sono le immagini del sito e queste sono, che sentite sono le offerte di lavoro che vi elenca Roberta. Non tutte, eh. ne selezioniamo qualcuna ogni volta, Qualc due o tre, quante sì. ne hai tirate? Tre, tre, tre questa volta. Tre, ecco, però lì ce ne sono molto di più di tre. Dunque, Usate lo stesso sito a Colonio a Serio, in provincia di Bergamo, cercano un operaio idraulico senior, nel senso che abbia almeno 5 anni di esperienza. Viene offerto un inserimento diretto in azienda con un contratto a termine, ma è già prevista la possibilità di una stabilizzazione. Beh, hanno bisogno di un idraulico che eh, sappia fare e eh? eh, eh, eh. se lo tengono per sempre se gli piace all'azienda, quindi una bella. Occasione, siamo a Cologno, Al Serio, sì, Bergamo. Bergamo. Invece dalla provincia di Milano, Parabiago, arriva questa seconda offerta di lavoro: cercano un, falegne, un operaio falegname serramentista. Ahia, questo che... è complicato. Eh? più complicato, che conosca ehm, gli elementi del disegno tecnico, che conosca gli isolanti, i rivestimenti protettivi, i macchinari per la lavorazione dei serramenti, viene proposto un contratto di apprendistato professionalizzante, un inserimento da subito, 8 ore al giorno, quindi anche qui la necessità di una figura che poi rimanga in azienda. Sì, perché avvocato, spieghiamolo, queste aziende artigiane siccome non è che... Siamo in uno dei periodi migliori della storia. Queste aziende artigiane che cosa fanno? Provano gli operai con esatto, questi contratti. Esatto. Se uno è veramente valido, se lo tengono... Lo tengono, lo tengono, l'abbiamo sempre detto. Nessun imprenditore accorto lascia a casa un operaio bravo, serio, specializzato. E un imprenditore accorto però non si va a pigliare uno... Per tutta la vita che poi scopre che è un lazzarone. Quindi c'è il momento di conoscenza come quando esatto. si si fidanza. E tutto parte dalla formazione. Per quello che noi diciamo: è importantissimo lavorare sulla formazione perché l'operaio formato, specializzato e qualificato, troverà subito posto di lavoro. Bene. Fate tesoro di questi consigli. Ve lo dice l'avvocato che c'ha i capelli bianchi. Roberta, invece che c'ha i capelli belli cespugliosi. Vi racconta la terza offerta di lavoro. Certo. allora Che finisce da sola le battute, per paura che finisca. <ride> no, no. Potrei finire, ma sono misericordiosa. Colico in provincia di Lecco. <ride> Cercano un magazziniere mulettista. Tu sai quanto eh... sono misericordiosa. <ride> <ride> Prima o poi dire. se me la tiri fuori eh. no, così un magazzini magazziniere mulettista, mulettista. Eh, che sappia gestire battuta, il, eh, il, il magazzino ragazzino. e faccia il carico scarico delle merci che sia già dotato di un patentino per la conduzione di carrelli elevatori e della patente. Ma non che B. si piglia sto patentino? Uno deve aver già fatto il mulettista. C'è la formazione, anche qua ci sono i percorsi, sì, è necessario, oppure c'è il corso e poi c'è l'esame. Sì. Va bene. Anche qui viene proposto un contratto iniziale a tempo determinato, ma già nell'annuncio Lavoro è contenuta la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, proprio per Va quello bene, che abbiamo fatto, prima. Notte, eh? abbiamo fatto notte in Dobbiamo attrazione. salutare l'avvocato Claudio Venghi. Buonanotte a tutti, grazie. Che torna in quel di Rosate, sì. eh? con, prudenza, eh? con prudenza? L'ultima volta si è beccato esatto. un paio di multe eh? per correre dalla moglie. Bene. Salutiamo la Roberta che torna in Brianza esattamente dove? A Muggio, a Muggio vicino a monza So dove Muggio eh? ah. meno male e salutiamo Roberto. Che resta qua, <ride> perché ormai faccio notte qua dentro, Anche lo sapete. Ci vediamo tra qualche minuto e con tutta questa combriccola qui ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte. Buonanotte.